Un po' di fischi all'esterno di Palazzo Vecchio, ma soprattutto tanta commozione in un salone del 200 mai così gremito per l'ultimo saluto del sindaco Renzi, ormai presidente del Consiglio incaricato, che nel pomeriggio è tornato a Firenze per salutare tutti, appunto, ma soprattutto per il passaggio di consegne al nuovo vice sindaco plenipotenziario Dario Nardella. Il passaggio di consegne è venuto subito all'inizio del discorso. Ho nominato vice sindaco con le stesse deleghe precedentemente di competenza dell'avvocato Saccardi il dottor Dario, l'onorevole Dario Nardella, e gli auguro di cuore. Vorrei che fosse chiaro che questo è un passaggio ovviamente di natura formale, ma è un passaggio anche, come ovvio, per i motivi che sono evidenti a tutti voi, a tutti noi, di natura sostanziale. E non sarà però né un saluto, perché comunque le formule che prevedono i vari regolamenti, gli statuti, sono, le conoscete, e quindi c'è da lavorare, c'è da mettersi al lavoro senza troppi giri di parole. Orgoglioso, grato di questa nomina da parte del sindaco Renzi, presidente incaricato. Mi impegnerò al massimo, con umiltà ma anche con determinazione, per garantire la continuità amministrativa. Cosa ne sarà poi del dopo Firenze? Nardella si è detto disponibile a fare le primarie, ma sentiamo dopo di lui anche Eugenio Giani, l'altro competitor che oggi è riuscito a parlare con il sindaco, ma sapremo soltanto domani che cosa si sono detti. È deluso o no? Intanto ci può dire. No, mi sento parte di un processo che vive Firenze. Oggi abbiamo avuto una seduta di consiglio comunale bellissima. Aveva detto non sarà un discorso di consuntivo Renzi all'inizio di questo pomeriggio, in realtà non è stato così, ha fatto un lungo elenco di quelle che sono state le cose fatte in questa amministrazione, che saranno riunite anche in una lettera che a sue spese ha detto invierà ai fiorentini, e poi ovviamente il commosso saluto finale. Comunque vadano le cose per i prossimi anni, vi auguro di mantenere questo orgoglio e bellezza del fatto che fare politica non è un qualcosa di sporco, non è un qualcosa di brutto, non è un qualcosa da evitare. Fare politica significa davvero corrispondere ai sogni delle persone. Grazie a tutti.